Pensavo di non farmene più, e invece eccoci qua. Benvenuti pinguini in questo nuovo video. Scusatemi se sono smorto, ma presto capirete perché. E mentre io mi do alla pazza gioia con questo tampone, vi ricordo come al solito di iscrivervi al canale, di cliccare la campanellina, così che quando troverete altri video di me smorto, voi ovviamente non ve lo perdete. E seguitemi anche su Instagram mentre che ci siete, visto che adesso vado a infilarmi questo dentro il naso. Questo in realtà doveva essere un video felice. Le cose non sono andate benissimo, anzi no, le cose in pratica sono andate benissimo. Al mio ritorno qualcosa è successo. Odio. Lasciamolo un minuto. Allora, stavo dicendo, io mi sono recato in Francia per un viaggio di lavoro. Sono partito mercoledì e sono ritornato sabato sera. Al mio rientro, ovvero il giorno dopo, un mio amico che sapeva che non stavo tanto bene mi fa: ma vuoi che ti porto un test Covid? E ho detto sì, portamelo, tanto non penso di avere il Covid. E invece sbagliavo. C'avevo il Covid e qui c'è la testimonianza. E adesso controllo se ancora ho il Covid. Il minuto è passato. Allora, estraiamo il tampone dalla pipetta. Mettiamo il tappo alla pipetta, la metto di lato. Qui c'è la bustina di plastica in cui... ma vaffanculo. Allora, ecco, mettiamo qua tutti i rifiuti biologici, anche sta merda buttiamocelo dentro. Dunque, il test ha bisogno di 15 minuti dal momento in cui io metterò queste 4 goccette. Ma inutile che vi spiego come funziona, penso che tutti voi ne avete fatto almeno uno alla vostra vita di test rapido. 1, 2, 3 e 4. Usciamolo qua. Nel frattempo che aspetto il responso del mio test, guardatevi la storia del mio viaggio. Mercoledì 8 giugno, ore 4 del mattino. Salgo a bordo del mio Uber per recarmi in aeroporto di primo mattino. Avevo dormito poche ore, visto che avevo avuto il tempo di preparare i bagagli intorno alle 11 di sera. Sfortunatamente, il mio tassista ha voglia di parlare e mi chiede dove vado. Rispondo: vado in Francia. Ovviamente, la sua risposta è stata: is that where you come from? No, 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 I'm Italian. Okay. I'm going for a business trip in France. Fortunatamente, dopo un po', la smette di fare domande e ci dirigiamo in aeroporto in religioso silenzio. Ah, ma chi ha tutta sta voglia di parlare alle 4 del mattino? Una volta giunti in aeroporto, cerco i bagagli check-in di Air France. In effetti, non ho un bagaglio da stiva da imbarcare, ma vorrei imbarcare il mio bagaglio a mano. In qualunque direzione c'è fila dappertutto. Qui ci sarà veramente un bel po' da aspettare. Dunque, qualcuno potrebbe dire: perché imbarco il bagaglio a mano? Se è a mano, lo metto sull'aereo. Perché devo farmi un'ora di fila? Allora, sicuramente voi non sapete che io nella mia vita avrò preso più di 100 voli. E sti cazzi! E ormai i trucchi li conosco tutti. O quasi tutti. Anzi, se conoscete trucchi che pensate che io non conosco, fatemelo sapere nei commenti. Quando devo fare un viaggio con almeno uno scalo, a me rompe i coglioni avere il bagaglio a mano negli aeroporti mentre mi muovo, cerco cibo e cose. Quindi lo imbarco. Tanto è gratis e alle compagnie fate un grosso favore. Perché quando voi mettete il bagaglio a mano sulla cappelliera, poi, come vedete nel mio video, rallentate il processo di imbarco. Quindi per la compagnia imbarcare il bagaglio a mano per loro è una cosa molto conveniente. E infatti, come vi dicevo, ve lo fanno fare gratis. Anzi, molte volte vi mandano pure un SMS e quando io lo ricevo, lo faccio sempre. Ovviamente lo faccio sempre quando ho un volo con scalo. Se ho un volo diretto non mi conviene, perché poi devo aspettare cose. Non c'è più il vantaggio. Dopo quasi un'ora riesco a imbarcare il mio bagaglio a mano e mi dirigo ai controlli. Qui la situazione è drammatica. Non ce la farò mai. Eppure mi sbagliavo.
Sono riuscito a passare i controlli di sicurezza con largo anticipo e mi dirigo nella zona degli imbarchi. Neanche qua la situazione è migliore. Faccio fila per tutto, volevo prendere un caffè ma non ci ho riuscito. Quando arriva il momento mi dirigo all'imbarco per il mio volo per Parigi Charles de Gaulle. E appunto ci imbarchiamo. Avendo preso un volo con Air France mi aspettavo che l'imbarco sarebbe stato con il ponte, ma in realtà siamo stati stipati all'interno di un autobus e l'autobus andava per chilometri. Quando è che finalmente siamo arrivati dinanzi al bestione alato? Con molta pazienza riesco finalmente a giungere al mio posto. Per curiosità apro la tasca del sedile dinanzi a me. Era meglio che non aprivo. Disgustato, mi accorgo che ancora non siamo partiti dopo 15 minuti dall'orario previsto di partenza. And we will, of course, do our best to make up part of the last time during the cruise. Once again, thank you for your patience. Ma prego, si figuri, capitano. Finalmente, dopo 40 minuti di ritardo, iniziamo a spostarci e ci dirigiamo verso la pista per decollare. L'aereo finalmente si mette in posizione e allora io vi lascio con l'audio originale della partenza perché secondo me è molto carino. Ogni qualvolta un aereo parte sembra come se fossi in Star Trek e c'è Picard che dice partire a velocità di curvatura. Attivare! Quando gli aerei si mettono all'inizio della pista pronti per decollare, nel momento in cui ricevono l'autorizzazione della torre di controllo, si devono togliere subito dal cazzo, sia alla partenza che all'arrivo. Questo perché, soprattutto negli aeroporti molto indaffarati come quello di Charles de Gaulle o anche quello di Amsterdam, Roma, Fiumicino, soprattutto gli aeroporti grandi, ogni 30 secondi, se non di meno, un aereo o atterra o decolla. Siccome le piste sono poche, sì è vero, molti aeroporti hanno più piste, ma il numero di piste sono sempre molto poche al numero di aerei che ci stanno. Quindi gli aerei devono sfangulare il più velocemente possibile per lasciare spazio al prossimo aereo, o che arriva o che parte. A un certo punto ricevo la mia colazione, un succo d'arancia e un plum cake. Per ogni morso di plum cake avevo bisogno di 5 sorsi di succo di frutta. E dopo essermi riempito lo stomaco, mi sono rilassato in volo finché ci siamo avvicinati a Parigi. Quello che vedete non è nebbia, ma sono le nuvole a bassa quota che l'aereo incontra durante la sua discesa e sembra che faccia sparire l'ala. Adesso compare, scompare. Purtroppo non si vede l'atterraggio perché mi sono addormentato e mi sono svegliato all'impatto che è stato piuttosto duro. Ovviamente non appena il segnale delle cinture viene disattivato le persone si alzano immediatamente, non ho mai capito il motivo per cui si debbono alzare immediatamente e sbarchiamo anche in questo caso con l'autobus. Finalmente arriviamo al terminal, benvenuto finalmente all'aeroporto di Charles de Gaulle. Io mi devo dirigere al terminal 2F. Ovviamente vedo delle file inquietanti, ma a me non riguardano perché devo andare, come vi dicevo, a un altro terminal e cammino ancora. Sono un po' stanchino. Cammino molto, finché vedo terminal 2F, ma non sono arrivato. Devo camminare e soprattutto devo fare il controllo passaporti. E qui si apre un nuovo capitolo. Circa 20 minuti di attesa e ovviamente i gate per il controllo passaporti elettronici non funzionavano. E vabbè, una volta superato anche questo ostacolo, continuo a camminare per raggiungere questo terminal 2F finché finalmente arrivo. Dopo una breve sosta e box vado a fare colazione con pane au chocolat, barretta di cioccolato bianco e cappuccino con latte di soia per non farmi venire il cagone. E essendo che il mio prossimo volo è tra diverse ore, io mi rilasso e poi mi dirigo verso la zona dei gate, dove mi delizio con una baguette per pranzo, mentre attendo il mio volo sotto questo cielo blu. Una cosa che mi lascia perplesso è che all'orario previsto del nostro imbarco ancora stavano imbarcando il volo precedente. Inutile che ve lo dico, anche questo volo era in ritardo, ma di circa 30 minuti. Finalmente, quando arriva l'orario giusto, ci imbarchiamo e finalmente mi faccio largo anche in quest'altro bestione alato. Questa volta finalmente ci hanno fatto imbarcare con il tunnel, con la cannuccia per aerei, ed era ora, visto che ho pagato una sfracconata di soldi per questo volo.
Beh, non l'ho pagato io, ma non ha importanza. Nonostante tutti i voli che ho preso in vita mia, ci sono ancora dei rumori a bordo a cui non so dare una spiegazione, tipo questo. Che cazzo è vita? Se lo sapete che cos'è, scrivetemelo nei commenti. Certo, di cose strane, in aeroporti ne ho viste parecchie, ma le rotonde per gli aerei mi mancavano. E l'aereo camminava dentro l'aeroporto, forse anche lui stava cercando il terminal 2F come l'ho cercato io, finché finalmente arriviamo in fondo alla pista e partiamo, come dicevo poco fa, a velocità di curvatura in direzione Montpellier. E ad essere onesti, il profilo costiero che c'è a Montpellier e nei dintorni mi ha lasciato alquanto sopraffatto, è qualcosa di veramente bello. Cioè, guardate queste immagini. E anche questa. Inutile dirvi che mi sono perso anche questo atterraggio a causa di problemi tecnici col cellulare, ovvero si era riempita la memoria, e quindi passiamo a quando io ho pulito la memoria, stavo sbarcando e sono arrivato al terminal principale dell'aeroporto di Montpellier, dove dovevo raccattare il mio bagaglio a mano, che ho preso, sono andato poi ad attendere pazientemente un taxi. Una volta salito sul taxi mi sono accorto che il mio tassista, almeno nel primo tratto di guida, faceva tutto tranne che guardare la strada, però dopo circa 20 minuti è riuscito a portarmi nel luogo in cui avevo prenotato questo alloggio su booking.com. Allora, questa è la cucina che già ho reso mia in pochissimo tempo. Qui c'è la lavanderia che non serve. In realtà mi è servita, ma proseguiamo. Ci stanno due camere da letto e il bagno. Andiamo al bagno. Questo è il bagno, senza cesso. Il cesso si trova a parte. Eccolo qua. E soggiornino con Netflix e Disney Plus. E questa è la camera da letto che anche in questo caso ho reso mio con tutte le strozzate. Come avete visto, ho dimenticato questo aperto. Come avete visto, c'è qua una bottiglia di Heineken che adesso andrà bevuta. Possiamo andare. Scusate, ora possiamo andare. Il giorno dopo mi dirigo al mio appuntamento di lavoro. Google Maps mi dice che sono circa 5 minuti di distanza. Però Google Maps non mi diceva di dover attraversare anche la selva oscura, come potete vedere da queste immagini. L'istituto che mi ha ospitato in quei giorni si occupa di biologia applicata alle piante e biotecnologie per l'agricoltura. Come direbbe Babba Scura X, loro con le piante ci fanno pure l'amore. Nello stesso pomeriggio c'è stata la mia presentazione, che è andata piuttosto bene. Non vi preoccupate, le persone ci sono e che non si vedono nell'inquadratura. Nel tardo pomeriggio vengo accompagnato a fare un giro di Montpellier, che tra l'altro si dimostra ad essere una città molto carina. Ammirate con me questo panorama. Ci sarebbero tante cose da farvi vedere, però passiamo alla cena. Una tartare con il coriandolo. La tartare buona, il coriandolo. Nulla da ridire al dessert, che comprendeva un sorbetto, un brownie, un caffè e un'altra cosa che non so che cos'era. Però buono. Durante le ore di lavoro del giorno successivo ho fatto le stesse cose, quindi saltiamo direttamente al pomeriggio, quando mi delizio con un bel gelato. Per cena prendo un insalatone gigantesca rinforzata con foie gras. Ma dove cazzo è il foie gras? Aspetta. Ah? Ah? Ah, eccolo là, questo è il foie gras. Eccellente, possiamo mangiare. Quella notte non ho chiuso occhio. Mentre attendo il ragazzo della casa per restituirgli le chiavi, ho un attacco di narcisismo. Dopodiché salgo a bordo del mio Uber e mi dirigo di nuovo verso l'aeroporto. Questo tassista è concentrato alla guida, forse perché ascolta i Maneskin. Giunti all'aeroporto, imbarco nuovamente il mio bagaglio a mano e mi dirigo alla zona degli imbarchi. Trovo una sorta di amaca costellata di stelle di David, dove mi rilasso per circa 2 ore. Continuo così, campione. A un certo punto mi dirigo al mio gate quando trovo un'inquietante presenza.
Ma questo non è Massimo Giletti? Ma non era in Russia? Che ha una storia importante nella diplomazia, anche la... Vabbè, dirigiamoci verso il gate 17, direzione Amsterdam. Durante il volo, mi accorgo che passiamo sopra a qualcosa di interessante. Una volta tornato a casa, ho fatto una ricerca e quella è... Centrale nucleare di Kruoz, o come si pronuncia. La sua costruzione è stata avviata nel 79 e poi è stata messa in funzione a partire dall'83. Ha 4 reattori nucleari, ciascuno di quasi 1000 megawatt ciascuno. Riesce a fornire energia a circa il 5% della popolazione francese, che non è pochissimo visto che sono circa 3 milioni di persone. Che bello sapere di aver volato sopra una centrale nucleare. Tra l'altro, non so se voi lo sapete, le centrali nucleari non sono altro che delle grandissime e grossissime pentole a pressione. La fissione nucleare genera del calore, calore che viene catturato dall'acqua, quindi l'acqua pompata all'interno si riscalda e quindi l'acqua calda viene pompata all'interno di una cisterna. Questa cisterna riscalda dell'altra acqua, queste due sono separate perché l'acqua che va nel reattore ovviamente è radioattiva, ma l'altra non lo è, che evapora, il vapore ad alta pressione fa girare le turbine, il vapore poi viene fatto ricondensare, che viene poi ripompato all'interno di quella cisterna e il ciclo si ripete. Benissimo. Una volta giunti ad Amsterdam, siamo sbarcati, e nel mio pellegrinare un dubbio mi attanaglia. Ma io dove cazzo sto andando? Sarà la tanta ammoniaca nel cervello che decido di fare una sosta in box. Vaglio a dire il riscaldamento globale. Arrivato a questo punto ho ben poco da raccontarvi. Mi sono messo all'imbarco, ci siamo imbarcati e sono ritornato al punto in cui tutto aveva cominciato. Benissimo, dopo tutta questa storia, 15 minuti sono passati. Secondo voi avrò ancora il Covid? Vediamo se la telecamera riesce a mettere a fuoco. Yeah, ha messo a fuoco, come potete ben vedere. Io c'ho ancora il Covid. Non ce n'è Covid! Ah, me lo sento tutto. Ma quindi, dove me lo sono beccato il Covid? I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you're not. Quindi, pinguini, grazie per aver visto questo video fino a questo punto. Scusate se non sono molto attivo per ovvi motivi. Vi ricordo, come al solito, di iscrivervi al canale e cliccare la campanellina. E fatelo anche per la mia salute, se vi interessa qualcosa. E sicuramente ci vediamo col prossimo video. Ciao!